Roma è tra gli obiettivi più gettonati dal terrorismo islamico e dal terrorismo internazionale in generale, e in questi ultimi mesi è stata teatro di scontri e di manifestazioni. Durante il comitato per l'ordine pubblico, la proposta del sindaco Marino è stata appunto quella che prevede l'applicazione di oltre 189.000 videocamere su i pali della luce. Qui con noi c'è uno dei più grandi esperti in materia di videosorveglianza, che è stato ha ricevuto la chiamata dell'allora questore Tagliente per studiare un progetto che potesse mettere in sicurezza i romani con l'ausilio di appunto questi occhi tecnologici e quindi con anche il risparmio del personale del pattugliamento su strada. Ci può spiegare in cosa consiste nel dettaglio questo progetto? Allora, nacque il progetto, su volontà del questore, di poter controllare i prevarchi d'ingresso dello stadio olimpico. Prevarchi d'ingresso può essere un prevarco d'ingresso dello stadio olimpico o una qualsiasi strada di Roma. Nacque su un'esigenza di poter video registrare, video analizzare chi accedeva ai prevarchi. Fu fatto uno studio di posizionare queste telecamere sui pali di illuminazione pubblica della CEA e di poter interconnettere queste telecamere alla sala operativa dello Stadio Olimpico senza utilizzo di cavi telefonici, ma semplicemente con delle hyperlan, in maniera tale da svincolarsi dai costi di interconnessione. Poi, vicissitudini contrattuali e quant'altro, questo progetto non è stato realizzato, le prove furono fatte e poteva avere un ottimo risultato. Sappiamo che sono presenti già diverse apparecchiature sulla capitale, e quindi ci si chiede per quale motivo si debba affrontare un nuovo investimento se questi sistemi sono già stati, diciamo, se l'investimento è già stato fatto. Allora, prima di tutto c'è una carenza, secondo me, da quelle che sono notizie che conosco io, di una mappatura, quindi di una banca dati delle telecamere funzionanti su Roma, e dico funzionanti perché ci sono telecamere acquisite nel tempo che sono invecchiate, che si sono rotte, quindi non funzionanti, però sono ancora, diciamo, nell'elenco delle telecamere a disposizione di varie sale operative. Quindi fare la mappatura di questo, portarle su una mappatura GIS per facilitare l'operatore nella ricerca della telecamera dove è successo l'evento e poter accendere la telecamera nel momento e portare il segnale della telecamera nel momento dell'esigenza in sala operativa, mantenendo la registrazione locale per non creare volumi di dati che poi andrebbero comunque persi, quindi riduzione del volume dei dati, immediatezza del collegamento e comunque la registrazione almeno dalle 48 ore precedenti all'evento. Per quanto riguarda una delle preoccupazioni appunto dei cittadini, è sul tema della privacy. Sembra che arrivi da Londra, che poi è il modello di riferimento di questi progetti, l'allarme è che c'è appunto la probabilità di essere colti dalla telecamera oltre 70 volte in una sola giornata. Per tranquillizzare da questo punto di vista, cosa possiamo comunicare? Prima di tutto, avendo una memoria locale, c'è cioè solo la persona autorizzata e abilitata, quindi secondo le regole del garante della privacy, a poter scaricare i filmati. In caso di emergenza, io mi posso interconnettere con sistemi a bassissimo costo rispetto ad anni precedenti, a quel palo de dell'illuminazione pubblica dove ho la telecamera, e vedere in sala operativa, in diretta, cosa sta succedendo. Quindi avere la doppia funzione, diretta e differita. La differita serve per completare l'indagine a reato avvenuto o a evento avvenuto, anche un incidente stradale. Quali reati, secondo lei sarebbero i più penalizzati, se così possiamo dire, dall'utilizzo di questo sistema? Sicuramente le rapine, sicuramente i furti, ma anche i reati stradali. Perché si potrebbe ricostruire, se abbiamo
una mappatura seria si potrebbero ricostruire attentamente anche i reati stradali. E parliamo di reati stradali oramai. Diciamo che abbiamo parlato più del post-reato. Per quanto riguarda la prevenzione, come potrebbero essere La utilizzati le prevenzione, videocamere? ci sono oggi sul mercato sistemi di videoanalisi anche a basso costo che sviluppano allarmi in caso di anomalie del comportamento. Le faccio un esempio molto semplice per far capire. Io metto una telecamera all'ingresso di una galleria che mi illumina le due corsie, andata e ritorno. Se una macchina viene contromano, il sistema di videoanalisi locale mi segnala immediatamente che c'è un'anomalia e c'è una macchina contromano. Quindi scatta l'allarme immediatamente nella sala operativa. Che è lo stesso sistema usato nell'aeroporto. Nell'aeroporto è un altro sistema di videoanalisi più sofisticato, poi c'è, si arriva a sofisticazioni maggiori, quelle di videoanalisi facciale, però in certi segmenti non si può fare su tutta la città, su tutte le telecamere, perché servono telecamere speciali e servono sistemi di analisi Se sofisticati. dovessimo quindi schematizzare il progetto, diremmo che la fase 1 è quella del censimento. Censimento, georeferenziazione e disponibilità nelle varie sale operative di chi è nella disponibilità di quel filmato di quell'ora. E le forze di sicurezza abbiamo detto che potrebbero utilizzare le telecamere anche di privati. Se il privato dà il suo assenso, entra in questo database, avrà un suo referente, terzo responsabile della privacy, che deterrà quelle informazioni e quindi sarà lui a fornirle. Le nuove telecamere si vanno a innestare mappate su quelle già esistenti. Ripeto, ci sono telecamere spente, su Roma ce ne sono diverse, pagate dal cittadino. E sono andate perse per mancanza di manutenzione o per inerzia. Quindi va fatta prima la mappatura, la banca dati, la georeferenziazione del pubblico, del privato e quindi dando disponibilità alle varie sale operative. Dopodiché si mappano le nuove telecamere, visto che poi Roma sta andando verso, diciamo, l'utilizzo del LED, che consentirà diverse cose in più, oltre al risparmio energetico. Consentirà di avere sul palo della luce corrente, quindi anche i furti di rame scenderanno, perché io avrò corrente anche durante il giorno, perché il LED ha una funzione differente dalla luce normale. Quindi sarà anche più semplice montare queste telecamere sui pali di illuminazione pubblica. Siamo con il dottor Tagliente, che è tra i primi che ha creduto nella funzionalità di questo tipo di sistema e che ha applicato a Pisa, dove se non sbaglio era prefetto, un censimento per fare una mappatura generale delle telecamere già attive o comunque già presenti sul territorio. Ci chiedevamo quale fosse il beneficio economico dell'applicazione di queste telecamere. E invece quale sia la produzione di sicurezza per i cittadini. Quindi in linea di massima qual è la funzione delle telecamere, delle videosorveglianza, che chiaramente non toglie nulla al pattugliamento, ma in aggiunta appunto alle risorse umane quest'occhio elettronico. Sì, intanto è necessario fare una premessa, è necessario periodicamente diversificare, rivedere il dispositivo di controllo del territorio e col passare del tempo al pattugliamento operativo con le pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Finanza, si aggiunge un pattugliamento elettronico grazie a una serie di sistemi di telecamere pubbliche e private presenti in città. Nel tempo però non sempre è stato fatto un censimento di tutti gli impianti di videosorveglianza e a Pisa, devo dire, su indicazione, su sollecitazione del Procuratore della Repubblica Ugo Adinolfi, con il quale mi lega un grande rapporto di stima professionale ed amicizia, ho chiesto di fare un censimento e sono stati raccolti tutti i dati relativi alle telecamere pubbliche e private presenti sul territorio della provincia di Pisa,
Il tutto è stato immesso in una sorta di in un computer, su un programma, per metterlo a disposizione di Polizia, Carabinieri e Finanza. Il vantaggio qual è? Che è possibile ridurre i costi di gestione della sicurezza, perché quegli uomini che normalmente a seguito di un fatto delittuoso devono andare in giro per vedere se c'è la telecamera, di chi è, se funziona e che cosa, qual è l'area che riprende, con questo sistema anche alle 2, alle 3 di notte o di domenica piuttosto che un altro giorno della settimana, l'operatore della Polizia di Stato e dei Carabinieri o della Finanza, interessato alle indagini, può in tempo reale a tavolino ridurre i costi di gestione e sapere quella telecamera se ha ripreso quell'immagine e quindi destinare le risorse che in passato andavano in giro per vedere se c'era la telecamera a una maggiore potenzialità investigativa ed operativa. Poi le telecamere diciamo che hanno una utilità polifunzionale, che possono essere importanti per prevenire rapine, reati predatori, ma anche per sono importanti per la ricerca di persone scomparse, ma anche per la prevenzione di fatti di terrorismo, perché se passiamo dal momento del censimento e della elaborazione dei dati in una banca dati alla fase 2 con l'analisi delle immagini riprese da telecamere intelligenti dell'ultima generazione con un protocollo di trasmissione, sappiamo che le telecamere oggi sono negli aeroporti, nei porti, nelle metropolitane, nei centri storici. Mettendo a fattor comune con un protocollo di trasmissione questi dati, possiamo dire ai cittadini che possono contare su istituzioni che stanno promuovendo una maggiore sicurezza, perché accanto al poliziotto in divisa che sta su strada, oggi c'è un occhio intelligente che sorveglia e garantisce una maggiore produzione di sicurezza. Bilanciando il diritto alla sicurezza con il diritto alla riservatezza, è possibile vivere una diversa vita di relazione, una più serena vita di relazione. Thank you.
Un saluto ai telespettatori che si stanno avvicinando a questo spazio dedicato all'AXI, all'Associazione Cultura, Spettacolo, Tempo Libero e Sport. È un'associazione che ha una serie di attività, come abbiamo scoperto mano a mano nel corso delle puntate. Questa volta parleremo di un settore dell'AXI molto importante, perché sicuramente è il settore che produce molte attività ed è veramente importante ed interessante per la popolazione italiana. Parliamo del ciclismo. Il ciclismo è lo sport popolare per eccellenza. È uno sport che ha conosciuto tempi epici e momenti straordinari, ha conosciuto momenti anche terribili, drammatici come il doping, ma nello stesso tempo rimane nel cuore delle persone. Tant'è che i cicloamatori è un fenomeno che sta crescendo sempre di più, sempre più numeroso, e le attrezzature e nello stesso tempo i percorsi per creare delle possibilità di un ciclismo più libero e più sicuro si stanno moltiplicando sia sul territorio nazionale che europeo. Al mio fianco, benvenuto, abbiamo il dottor Borgna, che è il responsabile del settore ciclismo dell'AXI ed è una persona chiave, diciamo, in tutti quelli là che sono gli eventi che si sviluppano. Allora, dottore, quante persone in Italia scelgono di salire su un sellino per poter dimenticare e distrarsi dai problemi della vita e quindi farlo in maniera proprio gioiosa, semplicemente allegra, con la famiglia o anche da soli? Beh, buongiorno. Sicuramente il ciclismo, come appunto è stato introdotto, è stato per anni lo sport popolare per eccellenza, uno sport che arriva direttamente nelle strade senza far sì che le persone si devono spostare per assistere ad una manifestazione. È un mondo, quello ciclistico, in continua evoluzione, perché se da un lato andiamo ad identificare solamente il ciclismo con le manifestazioni agonistiche o cicloturistiche che siano, dobbiamo adesso fare riferimento anche al mondo della mobilità, che si evolve ed è appunto in continua evoluzione. Perché molto spesso sono le persone che utilizzano appunto la bicicletta negli spostamenti urbani, e quindi non si fa solo più riferimento al ciclismo come attività organizzata, ma anche proprio per quanto riguarda appunto gli spostamenti e l'utilizzo della bicicletta come mero strumento di salute. E parliamo anche del cicloturismo, perché esistono, una notizia che ci insegue tutti i giorni, nuovi tracciati dalle Alpi, scendendo per gli Appennini, nell'Umbria, in Basilicata, dove regionalmente si raccoglie e si calamita un certo tipo di atteggiamento, o meglio, di scelta turistica ecocompatibile, con dei tracciati che sono generalmente straordinari e bellissimi. Però, mediamente, lei ha una stima di quante persone poi si dedicano anche a svolgere delle gare, in maniera amatoriale ovviamente, con una media facile difficoltà, semplice? Beh, si parla di circa di 200.000 persone che hanno in tasca una tessera, con tessera intendiamo appunto quello strumento che ci dà la possibilità di partecipare alle manifestazioni, agonistiche o cicloturistiche che siano. Accanto a questa moltitudine di persone però ci sono anche quelle che appunto utilizzano la bicicletta come strumento di svago, quindi faccio riferimento alle piste ciclabili o a quelle piste che vanno appunto a valorizzare le tipicità del territorio. Questo perché la bicicletta, rispetto allo spostarsi a piedi, permette logicamente di fare più strade e di vedere più paesaggi. E quindi sono sempre di più anche le amministrazioni che spostano l'attenzione sulle ciclabili per far sì che la gente vada a visitare le tipicità del territorio. Che è un matrimonio salute e benessere, certo, oltre che sport e attività fisica. Allora, salute e benessere, quali sono, in due parole, senza scendere nello specifico, nel dettaglio di salute, quelle minime attenzioni che una persona dovrebbe avere e seguire prima di montare su un sellino? Beh, il ciclismo è uno sport aerobico, quindi logicamente bisogna porre l'attenzione sullo stato di salute della persona che intende partecipare alle manifestazioni. Questo fa sì che chi vuole sottoscrivere una tessera per partecipare alle manifestazioni deve prima di tutto recarsi da un medico sportivo per fare la visita medica ed ottenere l'idoneità. Questo per quanto riguarda il tesserino da agonista. Certo.
mentre per quanto riguarda la tessera da cicloturista, cioè quella senza velleità agonistiche, è sufficiente ottenere il certificato di sana e robusta costituzione. Quindi non recarsi... Un controllo medico, che sarebbe comunque una prassi regolare che una persona dovrebbe seguire una tantum, magari anche due o tre volte l'anno, che fa bene in base all'età. Ma, e questa è una domanda un po' più tecnica, l'ACSI organizza un numero, che adesso ci dirà, adesso per noi lo immaginiamo indefinito, di eventi di media importanza e di maggiore partecipazione da parte delle persone che poi accorrono. Quanto è difficile organizzare in Italia un evento ciclistico? Cosa c'è dietro un evento che poi le persone che si iscrivono forse non se ne rendono conto, in due parole? Allora, beh, dietro un evento diciamo che ci sono tantissimi aspetti. In primis quello dell'ottenimento appunto dei permessi presso le amministrazioni competenti per poter effettuare le manifestazioni. Inoltre bisogna e sempre di più porre l'accento alla sicurezza e quindi andare a garantire un'incolumità a coloro che intenderanno partecipare alle manifestazioni. In due parole, quindi, sono diverse le attenzioni che bisogna avere per poter organizzare una manifestazione. Mi riferisco alla nostra attività, noi organizziamo ogni tipo di manifestazione ciclistica, quindi andiamo dalle Gran Fondo, che sono quegli eventi mediaticamente più conosciuti, alle gare a circuito, che hanno una durata temporale più limitata e anche una tipicità diversa di percorsi, andiamo alle cicloturistiche, appunto le escursioni per aggregazione, per svago, per visitare le bellezze paesaggistiche dei vari territori. Andiamo all'attività su pista, facciamo attività di mountain bike, quindi con tutte le discipline, anche le più attuali. Facciamo d'inverno le discipline ciclocrossistiche, quindi la nostra è un'attività a 360 gradi che non ha soste durante l'anno, perché ogni stagione ha la sua attività e quindi facciamo attività veramente dal 1 gennaio al 31 dicembre. E quanti sono gli eventi che organizzate? Gli eventi sono, nel 2015 organizziamo una quarantina di manifestazioni granfondistiche e circa 1200-1300 gare a circuito. Nelle regioni diciamo importanti per questo tipo di manifestazioni, soprattutto nei mesi estivi, si gareggia tutti i giorni della settimana. E questo fa sì che chi ha in tasca appunto la tessera, senza fare grandi spostamenti, può gareggiare dal lunedì alla domenica. Ma dove trova una persona le informazioni che può ritenere utili poi di conseguenza nel scegliere un tracciato o una gara invece di un'altra? Beh, sul nostro sito, prima di tutto, ciclismo.axi.it, e sui vari organi abbiamo anche un periodico di informazione settimanale che viene inviato gratuitamente a tutte le nostre SD. Riteniamo sicuramente fondamentale l'aspetto della comunicazione e stiamo anche lavorando per migliorarlo e per renderlo sempre più efficiente. Ebbene, nonostante diciamo questo grande impegno dell'ACSI, perché stiamo parlando dell'ACSI ma anche di altre attività degli enti di promozione sportiva, all'inizio di quest'anno c'è stata, almeno la cronaca dei giornali ha riportato un piccolo dibattito che poi forse deve trovare ancora una soluzione tra la Federazione Ciclistica Italiana e gli enti di promozione sportiva su quelle che erano le principali linee di guida che la federazione voleva dettare, diciamo, sul territorio ai differenti enti. Poi c'è stata una correzione di rotta. Ora, senza entrare nello specifico, tra le righe, cosa sta accadendo? Succede che in Italia c'è appunto un organo che si chiama Consulta Nazionale del Ciclismo, che è un tavolo di coordinamento al quale fino allo scorso autunno aderivano sia la Federazione Ciclistica Italiana che 14 enti di promozione sportiva. Il 31 di gennaio la Federazione Ciclistica ha fatto un comunicato in cui di fatto si chiamava fuori da questo tavolo di coordinamento della Consulta Nazionale del Ciclismo. È successo un po' il caos tra i praticanti, perché
essere al tavolo della consulta significava prima di tutto reciprocità negli eventi, cioè a prescindere da quale era la tessera di riferimento, quindi federazione o ente di promozione, si poteva partecipare a tutte le manifestazioni. Bisogna premettere che la questione non è ancora definita, perché lunedì 9 ci sarà appunto una seduta del coordinamento degli enti che ha all'ordine del giorno proprio la discussione federazione enti di promozione, anche in virtù della modifica del regolamento degli enti di promozione sportiva che c'è stata in ottobre del 2014. Quindi augurandoci che chiaramente la federazione e gli enti raggiungano al più presto una condivisione che non nasca soltanto da una reciprocità ma anche da una vera e propria direzione unica dove tutte le persone che partecipano possono trovare un punto di riferimento chiaro e netto, perché poi questo è importante proprio nella normativa e quello che poi persegue e sostiene un evento. Ma un'ultima notizia che proprio di questi giorni, che è arrivata stamane sui giornali, è che il nostro dottor Borgna ha presenziato la Coppa del Mondo di ciclo amatori. È una parola così altisonante, la Coppa del Mondo per ciclo amatori, cioè per persone che poi alla fine si dedicano serenamente a andare in bicicletta. Quindi cosa c'è dietro questa grande... E abbiamo pochissimo tempo, breve però efficace. Beh, diciamo che sempre facendo riferimento al principio di autonomia che viene garantito ad ogni ente di promozione, l'ACSI organizza i propri campionati nazionali così come la propria Coppa del Mondo. L'edizione 2015 l'abbiamo assegnata all'organizzazione del team Valli del Rosa di Gattinara in provincia di Vercelli. Abbiamo fatto la conferenza stampa per presentare la manifestazione. Sarà una 2 giorni dedicata interamente al ciclismo, perché in questa tipologia di gare si parte per singole categorie, quindi il paese, che è famoso in tutta Italia per la produzione del vino, vedrà gareggiare gli atleti provenienti da sicuramente da tutta Italia e da qualche nazione europea, gareggiare appunto per 2 giorni, e sarà un connubio tra sport e promozione turistica. Perché la Coppa del Mondo non sia una coppa di vino, certo. Il luogo, cioè, attenzione, è pericoloso, quindi un po' di attenzione quando partecipate. E, per chiudere, sperando che ci sia sempre questo un maggiore aumento dell'attenzione, che comunque l'amore dei padri possa in un qualche modo anche raccogliere i favori dei figli, perché si allarghi, anche come avviene nelle nazioni europee del nord Europa, su quello che è l'utilizzo della bicicletta, che rimane sempre uno degli strumenti più efficaci e più belli che esistano. Qual è un'indicazione che lei potrebbe dare a livello amministrativo, ma anche a livello sportivo, per far sì che possa crescere questo amore? Ritengo che sia doveroso andare a sensibilizzare sicuramente anche l'attività giovanile, per far sì che quello che viene tramandato, perché comunque ricordiamoci che, come è stato detto in precedenza, che dietro al ciclismo ci sono delle storie umane bellissime. Una volta, quando il ciclismo era sport popolare, era lo sport delle persone che non avevano anche capacità economiche, per magari... Assolutamente. Ricordiamo i campionissimi della storia del ciclismo italiano che si sono messi a gareggiare in bicicletta un po' per caso e quindi, dotati poi di grandi appunto doti naturali, sono poi emersi fino a far diventare le storie epiche che un po' tutti conosciamo. Quindi dobbiamo andare a sensibilizzare l'attività giovanile per far sì che questi diventino i campioni del futuro, rendendo sempre fermo il principio che comunque prima di tutto lo sport deve essere fatto in modo sano, deve essere uno strumento di aggregazione, uno strumento pulito, e solo così si otterranno sicuramente grandi risultati. Benissimo, grazie dottor Borgna e grazie agli spettatori che ci hanno seguito, speriamo con attenzione.